sorpresa è riuscire a trovare il cambio di Darius Garrett in tempo per il ritiro, quindi entro sabato, giorno in cui la squadra partirà per Carisolo in Trentino, occasione in cui, almeno in linea teorica, i ragazzi iniziano per davvero a fare gruppo e quindi dove ci sono tutti i presupposti per un veloce inserimento di un nuovo giocatore. Ma il rilascio del visto, la richiesta per il passaporto valido e soprattutto trovare questo giocatore che accetti le condizioni tattiche ed economiche della Vanoli fa diventare l'operazione, proprio come abbiamo iniziato, un'impresa, appunto. Diversi i nomi sul taccuino di Andrea Conti, oramai un tutt'uno con il computer per i tanti filmati visionati e con il telefono per contattare i procuratori. L'obiettivo numero uno era Josh Davis, seguito anche quest'estate, l'ultimo anno di college a San Diego State, quasi 8 punti e 10 rimbalzi di media. Ha disputato la Summer League con i Charlotte Bobcats, con cui ha prodotto un'interessante doppia-doppia contro gli Houston Rockets, 18 punti e 14 rimbalzi. Il giocatore, 23 anni, quindi un rookie, 2 metri di altezza, è stato convocato a un camp dai campioni in carica NBA di San Antonio Spurs e quindi al momento è fuori portata. Altri due nomi, come detto, di una lista piuttosto lunga. Sam Muldrow appare per caratteristiche forse il più vicino a Garrett, il quale tornerà negli States entro sabato. Guardatevi un po' le stoppate che Sammy rifilava quando giocava a South Carolina, gli ultimi 2 anni una media di oltre 3 a gara. Una curiosità, è nato 2 giorni prima di Danilo Gallinari, il 6-8-88. 26 anni, professionista da 4, il primo in Grecia, dove ha giocato anche l'Eurocup, poi un anno in Lituania e gli ultimi 2 all'SK Dnipro Azot in Ucraina. 10 punti, 6 rimbalzi e quasi 3 stoppate di media. Un giocatore che dà tanto a livello di intimidazione in difesa, ma un po' limitato in attacco. Diverso il profilo di Diamond Simpson, californiano di Hayward, 2,01 m per 104 kg, discreto a livello offensivo ma meno stoppatore. Classe 87, le ultime 2 stagioni in Israele con esperienze passate in Turchia, nella D-League negli Stati Uniti e anche in Alaska. 16 punti, 8 rimbalzi e una stoppata di media nell'ultimo anno con la squadra del NES Siona.